Elettronica Service, sistemi di sicurezza, antifurti e videosorveglianza. Vieni a trovarci in Corso Mazzini 258 a Cava dei Tirreni nei pressi dello stadio comunale. La località di Sant'Anna, da giovedì scorso, è divenuta a tutti gli effetti la 17ª frazione della città metelliana. La settimana scorsa, infatti, la giunta comunale ha deliberato l'elevazione della località a frazione. Una bella notizia per la comunità di Sant'Anna, che celebrerà l'evento sabato prossimo alle ore 18:30. Al termine delle celebrazioni della Santa Messa, officiata da Monsignor Orazio Soricelli, saranno benedette le nuove tabelle stradali ed il sindaco Vincenzo Servalli presenterà alla comunità e consegnerà la delibera adottata nelle mani del parroco Don Alessandro. Alessandro Buono. Sant'Anna diventa frazione, era un impegno che avevo assunto innanzitutto con il parroco Don Alessandro e con tutta la comunità di Sant'Anna, che teneva molto a questa cosa. Dice: ma perché noi siamo località e non frazione? Nel corso degli anni ci hanno provato in tanti, anche esponenti politici, espressione di quella frazione, eccetera, eccetera. Perché il procedimento non è semplice, non è che decide il sindaco, tu sei frazione. Bisogna coinvolgere l'Istituto Nazionale di Statistica, creare una serie di condizioni, cioè verificare se esistono una serie di condizioni, l'organicità della frazione, il numero di abitanti, i servizi, eccetera, eccetera. E devo dire che gli uffici, in maniera particolare, una mia staffista, una ragazza che mi dà una mano nello staff del sindaco, Lucia Ridondale, da 2 anni e mezzo ha fatto un lavoro minuzioso per costruire questa delibera e per far sì che, come dire, da oggi in poi Sant'Anna possa essere a tutti gli effetti una frazione. Quindi abbiamo la frazione di Santa Lucia, di Sant'Anna e di Pregiato che, come dire, sono collegati. Io credo che sia un segnale di grande attenzione nei confronti dei cittadini di Sant'Anna, il riconoscimento anche dei sacrifici che hanno fatto in quell'anno, anno e mezzo nel quale hanno avuto l'interruzione della strada, e ribadisco che quella strada è un miracolo politico e amministrativo che Sant'Anna ha avuto perché aveva questo sindaco in consiglio provinciale. Altrimenti, come è ridotta la provincia e come sono ridotte le strade provinciali, si sarebbero potute fare tutte le proteste, ma era difficile ottenere quell'obiettivo. Lo devo dire chiaramente, perché poi, eccetera, perché lì e in quella istituzione abbiamo fatto una battaglia politica seria per Sant'Anna, ma ho avuto, come dire, un riflesso che forse i cittadini di Sant'Anna non l'hanno compreso fino in fondo, ma non fa niente, l'importante è la sostanza. E quindi anche per riconoscere, diciamo, questi sacrifici otteniamo questo risultato. Quindi andiamo a Sant'Anna, ci sarà la messa, benediciamo le tabelle con frazione Sant'Anna, perché dobbiamo cambiare quelle esistenti, e consegnerò simbolicamente a Don Alessandro la delibera con la istituzione della frazione Sant'Anna.